Care italiane e cari italiani, questo è un messaggio a reti unificate dell'anziano Claudio Sabelli Fioretti. Va ora in onda Un giorno da pecora, condotta dal simpatico Giorgio Lauro e dalla simpatica Geppi Cucciari. Un giorno da pecora, la trasmissione di Radio 2 che arricchisce l'animo, la mente e il cuore. Ascoltatela. Basta, dai, Gufi, cos'è sta tutti i giorni? Non è così, no? In particolare, vedi che solo a sentirlo ti tendi, sì, vedo che ti innervosisci. Non tenderti, guarda con molta serenità e faccia la realtà. Ma senti, qual è la realtà? Senti anche l'altro Matteo, il Matteo giusto o sbagliato che dir si voglia. Sì. Chi può dirlo? Cosa dice? Uno dei Mattei cosa dice dell'altro Matteo? Chi? Sì, Matteo Salvini cosa dice? Io ormai a Renzi non credo più. Ne ha dette tante e ne ha fatte poche. Vabbè, ma ecco, quello era Arnold che una ne pesa e cento ne ha fatta, mi confonde anche i personaggi. Ma Salvini, comunque, dai. Vabbè, Salvini anche lui è un gufo, che tu lo accetti. Sì, vabbè, ma non ne posso più di tutti questi gufi, però veramente, basta. Credo che l'Italia dei gufi sia in minoranza. Ecco, vedi, ecco, sono pochi pure. Pochi ma intensi, e poi ma chiacchierano, parlano, si esprimono, ma capisci? Io non li sento, non so dove li senti. Tu non li ascolti, no. È una questione classica, certo, diciamo. Sì, sì, sì. Però in questi giorni si continua a discutere legge di stabilità, destra, sinistra, chi ha copiato chi. Chi si è ispirato a chi. Te lo ricordi cosa diceva Berlusconi, no? Sì. Renzi mi ha copiato. Capisci, una follia. Che paura, chissà quante persone hanno temuto sentendo questa frase pronunciata da Silvione. Ma figurati adesso se Renzi si mette a copiare Berlusconi, a me sembra una cosa impensabile. Meno tasse per tutti. Questa è sua, l'avevo già sentita. Ma da tu qualche... stai scherzando? No, insomma, guarda, ma quando l'ha detta? Guarda, te la faccio risentire, guarda, senti. Meno tasse per tutti. Assolutamente, è così. Ieri 8:30 ha promesso anche un milione di posti di lavoro dalla Lilli. No, no, questo no. Tra l'altro si è talmente montato la testa ieri che oltre a pensare di essere Berlusconi... Care italiane e cari italiani. Oh, vabbè. Lo so, è così. Ha pensato anche di essere si sta un po' facendo prendere la mano. La mano, no, il gomito, forse anche la spalla. Quello forse lo sta alzando, chiaramente. Però vabbè, torniamo a parlare della legge di stabilità. Finalmente grandi provvedimenti per il paese. Guardate che i castelli non sono il problema di questa legge di stabilità. Oh che bel castello, paga l'IMU col balzello. Oh che bel castello, IMU un dirunda. Vabbè, che c'è? Adesso non è che possiamo... Ancora dobbiamo parlare di castelli? No. Ne ho già parlato ieri. Tu vuoi significarmi con questo indugio sul tema castelli che ne dobbiamo parlare ancora? No, non ci interessano i castelli. Come se in Italia fossero tutti castelli. Infatti, siccome non è così... Basta parlare di castelli. Basta, ecco. Basta. Non potevo credere che fosse tutto legato ai castelli. Ecco, castelli. Ha ridetto castelli. Abbiamo detto, presidente, abbiamo basta capito. Basta però, basta parlare chiuso di castelli. Tutto il dibattito è stata la tassa sui castelli. Sì, Matteo. Capitolo... Se ne è parlato un po', però poi la gente anche ha voltato pagina, chiuso, è andata avanti, no, chiuso, basta. Basta, finito. Ora che ci siamo assolutamente dilungati sui castelli. Anche un po' troppo, diciamo. Forse gli piace dire la parola castelli. Noi non ne volevamo parlare dei castelli. Abbiamo discusso di quanto è importante la tassa sui castelli. E ancora! Basta! Cioè, quante volte ripete la parola castelli in mezz'ora da Lilli Gruber, quest'uomo? Gli hanno dei soldi per ogni parola che stop dice. Stop castelli. E devo essere sincero, quando ho capito come stavano davvero le cose sui castelli, mi si è illuminata la lampadina. Ah, vabbè, basta, però non si può più parlare soltanto di castelli, quindi sicuramente avrà anche poi cambiato argomento. Parliamo d'altro. Sono 10 anni che noi non parliamo altro che di ICI sì, ICI no. Ma che cos'è? Elio le storie tese, la canzoncina. ICI sì, ICI no, la terra delle tasse. Vabbè, ma che c'entra? Basta. L'ICI, no, te la ricordi? Poi che si chiamava sempre ICI, no? Come... boh, no. Poi abbiamo cambiato nome. Non abbiamo cambiato tasse, abbiamo cambiato nome. Cioè, cosa vuol dire? No, cioè, abbiamo cambiato tasse, abbiamo cambiato no. No, quindi... possiamo risentire perché non è chiaro. Cos'è che abbiamo fatto? Poi abbiamo cambiato nome. Non abbiamo cambiato tasse, abbiamo cambiato nome. Ma che cosa è? Come Terrestre in Darby che ha cambiato nome. Come Bart Prince. Zaghi si è suicidato in questa frase. Dopo abbiamo cambiato Tasi. Cioè, dopo l'IMU c'era la Tasi perché aiutava la Tasi. Perché no? Non mette le preposizioni in questa frase? Non lo so. Prendendo anche in giro i veneti, soprattutto. No, con la Tasi? Ma perché? No, no. Non dirmi che. Sì, non fa la battuta, dici? No, 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 non fa la battuta, no, non ci credo. No, Tasi e paga? No, l'ha fatta. Tasi dopo aver citato, adesso abbiamo citato Trapattoni, Totò, adesso andiamo nei riferimenti regionali. Tasi e paga, sì, vabbè, presidente, che fa? Vado nel bar del paese.
Questo è interessante. Ma poi perché? Soprattutto da fare cosa? Beh, per un crodino, cosa avrà preso? Ci sono stato quest'estate. Ah, è un ricordo dell'estate. Cioè, lui è andato nel bar quest'estate. Cosa hai fatto quest'estate? Io sono stato a Bali, tu, ma io al bar in un bar del paese. Cosa e mi dicono, bellino te. E gli hanno detto bellino te. Ma perché si rivolgono al presidente in questa maniera così colloquiale? Bellino priva te. Di rispetto. Bellino te. Che è cioè, un aperitivo forse, no? Che è un modo di dire tipico fiorentino. Per dire cosa? Come dire, simpatico. No, avrebbero detto simpatico te, no? No. Prima fai i grandi proclami. Ah, al bar gli dicono così. Riduci le tasse. E poi? Ma tanto sappiamo che comuni e regioni ce le alzano. Hai capito il bar del ma paese? Ma che bar frequenta non lo so. Matteo Renzi? E forse quello sulle 24 ore, non lo so, una cosa del genere. Insomma. Ma beva degli spritz come fanno tutti al bar. Sì, sì. Vabbè, usciamo dal bar e andiamo alla camera. Cosa succede alla camera? Si parla di che cosa? Si parla di giustizia, ma in un modo... strano. Perché chi parla? Guarda, chi parla in maniera strana? Di... Deputato del Movimento 5 Stelle Fico, senti. Sentiamo. Senti. Grazie Presidente, sempre sulla questione dell'articolo 85 bis. Vabbè, ecco, già, Fico vuole intervenire su un tema delicato, l'articolo 85 bis, sì, quindi sì, c'è Baldelli che presiede la seduta e prontamente risponde. Stiamo Baldelli. Chiedo scusa, se lei vuole intervenire sull'ordine dei lavori, lei è il relatore di minoranza, se non sbaglio può farlo. Ah, bene, ecco, quindi allora, parli sullo tutto a posto, no? Tranquillo, bene, sì, parli andiamo. Fico. Sull'ordine dei lavori per denunciare un fatto. Ah, vabbè, i soliti 5 Stelle, solita denuncia, lo sai come sono fatti, no? Ci tengono a chiarire le cose loro. Sentiamo, sentiamo. Baldelli? Colleghi, allora, non è che è una questione da commentare così. No, perché infatti... forse non ci è arrivato bene l'audio, ma no, secondo me si è sentito... Esatto. Fico è d'accordo con il presidente Baldelli? No, no, è giusto, è giusto, ah, è giusto. Lo sa, è la consapevolezza, cioè, è la chiave per ogni... Quindi Fico dice che è giusto, è d'accordo Baldelli? No, non è giusto. Ma no, allora, scusi, Baldelli non è d'accordo, quindi Fico ha capito? No, è giusto, è giusto, è giusto. E se Fico conviene che la reazione è lecita, io comincerei a parlare via. Cioè, Fico dice che è giusto, Baldelli dice che non è giusto. Baldelli? Se lo dice lei. Bah, che stile Baldelli. Che stile Fico. Che aplomb. Litigare su queste cose. Sì. Discutere. Sì, grazie. Prego, no, prego. Fico, si figuri. Ma dove siamo? Alla Camera dei Lord. Ecco, tra l'altro se tu dici questa parola Lord, no, subito mi viene in mente una persona che ultimamente si sta molto, molto facendo, diciamo, ascoltare, perché parla ancora ed è Silvione, sempre lui. Grazie moltissimo, signore. Hai visto? Non si rivolgeva a me. No, sembrava. No, stava, dallo stile. No, stava parlando con una delle sue militanti di Forza Italia, a cui spiega la nuova linea del partito. Lei deve attaccarsi al telefono e contattare i suoi colleghi. Vabbè, quali sono? I colleghi... Della signora. Ma in generale? Non lo so, è un cioè, po' vale per tutti i colleghi, non settori lo so. Professionali. La signora è un po' perplessa, Non saranno tutti morti, no? Vabbè, ma poverina. Perché forse la signora non era giovanissima. Ho capito, in pensione, poteva dire. Poteva essere un po' più elegante. Anche perché i voti, cioè i morti non votano, quindi se i morti chi chiama? Va bene, ma avrà nipoti che non sono andati a votare. Hai capito? Vabbè, se non ci sono i morti. Vabbè, sei subito ripreso dal dolore, manca un telegramma. Niente, diciamo, no, per no, la no. morte. Andiamo avrà avanti delle persone che vengono a fare i servizi per lei. I filippini, anche i filippini vanno bene. Non lo so. Anche in parrocchia. Vabbè, ma c'è chiunque. Ma secondo lui tutti quanti hanno qualcuno che va a fare i servizi a casa loro. Non lo so, forse sì. La parrocchia che c'entra? Il parroco? Cosa c'è? Cosa fa il parroco? Deve convincerlo la signora. Non lo sa il parroco, perché è un po' così, no? Com'è il parroco? Non lo sa cosa? Il parroco è un po' così, lo sai com'è, dai. Bisogna conquistare il parroco. Oh! Degli applausi si levavano, che abbiamo interrotto per pudore. Finalmente una strategia. Abbiamo un obiettivo. Oh, sono molto contenta, a saperlo quale sia. Questa è Radio 2, questa è Ognuno da Pecora, l'unica trasmissione che abbiamo un obiettivo. Cara la mia simpatica Geppi Cucciari su Radio 2. Oggi è mercoledì 22 ottobre. Vabbè, insomma, una data come le altre, mentre ieri che giornata indimenticabile. Ah, beh, con beh. Noi Daniela Santanchè, deputata di Forza Italia. Che ha esaltato insomma le virtù amatorie del suo compagno Sallusti, lasciando attonito l'intero studio, forse l'intera Roma. Sì. E poi il direttore del QN, Cangini. Che ha confermato la notizia del Papa malato, ma l'ha confermata solo lui, perché tutti dicono di no. E poi Santo Versace, il grande stilista. Che non riesce a piazzare questa villa da 2000 metri quadri a Milano, è incredibile, non c'è più il mercato immobiliare. Se volete comprare la villa o fare altro, scaricate il podcast dal nostro sito ungiornopecora.rai.it ed ascoltate la puntata e capite come fare per comprarla. Ma oggi, simpatica Geppi Cucciari, chi c'è oggi? Chi mi hai portato? C'è sicuramente il tuo politico preferito. Mara Carfagna con noi. Sono senza parole, scioccata. Ma per cosa?
Ma perché questa per cosa? Perché empatizza lei? Perché è una donna sensibile, con quegli occhioni, vede, coglie, intuisce. Comunque lei non c'è, ma ascolta bene, signore e signori. Sì. Roberto Fico, Roberto Fico, Roberto Fico, Roberto Fico, onorevole 5 Stelle. Roberto Fico, Roberto Fico, Roberto Fico, Roberto Fico, onorevole 5 Stelle. Roberto Fico, deputato del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione Vigilanza della RAI. Signor Fico, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, come stai? Bene, tu? Bene, in casa? Sì. Contento che ti conosco. Sì, vabbè, lo so, faccio questo effetto, dura pochi minuti, il tempo di infrangere un sogno. Vediamo alla fine. Vediamo, abbiamo un'ora di tempo per cambiare idea l'uno sull'altra. Allora, tu ti autodefinisci così: ho fatto molti lavori, sempre contratti a tempo indeterminato, ma dalla vita volevo altro, proporre altro che protestare. E poi, dove sei finito? E dove l'hai presa? Dove l'hai presa? L'ha detto in un muro, l'ha scritto in un muro. L'ha detto lei, signor Fico? Sì, l'ha scritto su un muro con l'uniposca. Quando avevo 10 anni. Scusi, signor Fico, dove l'ha detto? L'ha detto da qualche parte. Sul tuo blog. Sul suo blog. Lei, sul suo blog. Sì. Lei ha un blog? Sì. Lei è Roberto Fico, presidente della Vigilanza della RAI? Sì, mi sembra di sì. Sul suo blog l'ha scritto lei. Senta, va bene che siamo alla radio, però, perché si è vestito come un occupante del Teatro Valle? Cioè, nel senso, per venire ospite da noi oggi? Ma perché se lo può permettere, scusa. Finalmente abbiamo un politico normodotato, perché ieri mi sono vestito molto elegante e oggi volevo vestirmi più normale. Certo, perché... Cioè, un giorno sì, un giorno no. Ah, cioè, oggi è il giorno sfigato. A prescindere da dove devi andare. Guarda che fai casino così nella vita. Senta, ma lei si sente... Fico? Di cognome. Poteva trattenersi da fare questa domanda. No, perché quello che mi chiedevo io è... Cioè, lei quando... Non gli piace questa domanda. No, sì. Ma quando c'è una cosa che le piace appunto anche a lei, lei dice Fico o Figo? Dico Roberto. No, no, dico se vede un... Lui si aggettivizza. Un film, un vestito, dice... No, come dice? No, che bello, che non bello. Uso Fico come parola. Ma guarda che forse allora dopo i 15 anni effettivamente che non lo dice più nessuno. Sì, però allora si chiami Roberto Bello, scusi, se questa... Vabbè, tra l'altro il 10 ottobre, cioè 12 giorni fa, hai compiuto 41 anni. Sì, tra l'altro portati malissimo sì, diciamolo. No, no, perché sei molto... No, non è vero, l'epidemia... No, brizzolato. No, sei un po' brizzolato. Sei un po' brizzolato, vabbè. Così. Però la barba no? Sì, barba non è brizzolata. Inizia. Sei uno dei più vecchi del movimento. Sono il... No. Beh, uno trova... Sì, beh. Beh, sono tutti molto giovani. Dei più vecchi alla Camera dei Deputati. Sì. Al Senato della Repubblica. Beh, sono più vecchi di me. Sì, certo. Ma chi? Pochi sono più vecchi di me. Sì, sono dei più maturi alla Camera dei Deputati. Maturi, hai ragione. Consapevoli, consci, informati. Senta, ma le piace che vi chiamano grillini oppure ormai è una cosa che vi dà fastidio? No, mi dava più fastidio all'inizio perché ero stato un po' come dispregiativo. Oggi... viene usato un po' più della normalità, però sicuramente non è un bel termine. Però adesso avete smesso con sta pippa dei cittadini, con roba di, cioè non è normale adesso. No, siamo sempre noi cittadini. Senta, viene da una trionfale giornata alla Camera, ieri riforma della RAI, tutti i vostri emendamenti bocciati. Sì, tutti, ma non è che a livello probabilistico era difficile. No, a livello probabilistico era facilissimo. Ma sai che uno per dire accettare, dai, per prenderli per stanchezza. Sì. Come si fa con gli uomini? No, loro lì vanno e votano come dice Renzi, tutto. Vanno Renzi verso qua, l'occupazione. Tu Renzi ce l'hai qua. Ma come potrei non avercelo qua? Ma non mi piace perché dice una cosa e ne fa un'altra puntualmente. E chi in politica dice una cosa e ne fa un'altra, sinceramente non è una persona che può avere il rispetto, secondo me, dei cittadini. Cambia idea, cioè... No, non cambia idea, l'incoerenza. Ma non c'è, è un cambiamento c'è una cosa che le piace di Matteo Renzi, signor Fico? No. A una, va umanamente anche, no? Andrebbe in vacanza. Umanamente non lo conosco. Ma ci andrebbe in vacanza? Un caffè no, mai ce l'hai bevuto con lui? No, mai. Niente. Ma cos'è, una chiacchiera tra uomini? No. Un sms? No, non è il momento di fare la chiacchiera o sms. È il momento di parlare delle tematiche. Noi possiamo parlare, sulla RAI abbiamo parlato, ho parlato col sottosegretario Giacomelli, con i relatori di maggioranza, e alla fine tutto ciò che avevamo detto non è stato rispettato. Quindi è un dialogo a senso. L'unica cosa che siamo riusciti ad ottenere è il piano trasparenza. Cioè? Piano trasparenza praticamente su tutti i curriculum dei dirigenti, gli stipendi nominali lordi dei dipendenti della RAI sopra un certo... Sopra i 200.000 euro. 200.000 euro, insomma. Però non è passata di pubblicare gli stipendi delle star... No, quella non è passata e secondo me è una cosa molto importante perché nel momento in cui tu lavori in RAI sai che è un'azienda pubblica e tutto deve essere trasparente visto che chi finanzia sono i cittadini. Cioè lei vorrebbe sapere quanto guadagniamo noi. Quanto guadagniamo? No, non glielo diciamo perché la legge non è passata e quindi... Ho capito perché...
Scusa. Non ho capito. Senta, ma no, una cosa che hai in comune. Io pensavo che voi fosse avanti. No, noi siamo indietro. No, noi siamo alle spalle perché le abbiamo doppiate le leggi. Una cosa che ha in comune con Renzi, una? No, nessuna. Guardi, noi abbiamo trovato una cosa che era in comune lei con Renzi. Okay. No, guardi, non ci può credere. No, nessuno spulciando ci crede. Sto tremando. Ci crediamo. Spulciando sulla rete, su internet, per dire sulla rete fa più figo, cioè su YouTube c'era il video di un ragazzo che senta. Non lo so io se c'è un messaggio, però Fico Renzi è subliminale, è un genere musicale, non so se è dei suoi preferiti, però è un dramma e basta. Senta, però riforma della RAI, più poteri al direttore generale che diventa amministratore delegato, può firmare contratti fino a 10 milioni, CDA da 9 a 7, pubblicazione dei compensi, grande successo, presidente della RAI oggi ha detto che finalmente siamo diventati come tutte le grandi aziende televisive mondiali. Sì, il punto è che se tu discuti del consiglio di amministrazione, ok, l'abbiamo più avvicinato al codice civile, va anche bene, ma il problema è il meccanismo di nomina, perché il governo nomina l'amministratore delegato con pieni poteri e in Europa nessuno ha questo tipo di legislazione, perché è proprio un'entrata a gamba tesa del governo nella televisione pubblica. Ma sai che novità, dico? Sì, però è una novità grave, perché oggi è per fatto, norma no? di legge. Oggi è norma di Vabbè, legge. Noi volevamo combattere tutto questo processo che porta, secondo me, a una cultura sbagliata poi in tutti i settori d'Italia, e questa volta Renzi per l'ennesima volta si è dimostrato quello che è. Cioè lei sta venendo qua a mettere in dubbio l'indipendenza del signor Campo Dall'Orto? No, dico, signor Fico, si rende conto di quello che dice? Io metto in dubbio il processo legislativo che porta ad avere l'amministratore delegato di nomina prettamente governativa. Diventiamo come la Moldavia e la Bulgaria. Sono le Ungheria o Bulgaria? Ungheria e Moldavia. Cioè gente? No, non credo, no. Cosa vuol dire quello? No, no. In Ungheria e in Moldavia sono le unici due paesi che hanno una legislazione in cui il governo nomina l'amministratore delegato della televisione pubblica. E hanno avuto richiami vari dalla Corte dei diritti dell'uomo e dalla Commissione di Venezia. Ma chi dovrebbe nominarlo, l'amministratore delegato? Ci dovrebbero essere delle procedure per cui il meccanismo di nomina fa sì che, con dei paletti, magari requisiti in positivo e in negativo, l'amministratore delegato sia persona di comprovata indipendenza, di comprovato merito. Avete fatto una proposta in questo senso? Secondo te si può descrivere brevemente? Sì, con curriculum pubblici, dei requisiti per esempio in negativo, chi è stato parlamentare negli ultimi 7 anni o chi è stato membro del governo negli ultimi 7 anni o dirigente di partito non può diventare amministratore delegato, e in più ci sono o consigliere di amministrazione e ci sono poi dei requisiti da curriculum che deve aver lavorato per forza in quei determinati settori, magari tecnico scientifico, economico giuridico o autorale. Quindi per consiglio di amministrazione della RAI in tre anni in una società di comunicazione, 3 anni in una società di elaborazione software e reti. Secondo questa idea ci sono alcuni consiglieri di amministrazione della RAI che non dovrebbero essere in carica, secondo quello assolutamente che dice lei. Ma poi oltretutto, ma in quale paese tu nomini in quota partitica l'assistente del presidente della commissione istruzione del Senato? In qualsiasi altro paese sarebbe caduto il governo, sarebbe almeno dimesso, dimesso il presidente della commissione istruzione. A prescindere dalla procedura, questi due nomi ti piacciono, Campo Dall'Orto e la Maggioni, cosa ne pensi? Adesso lascia stare la procedura, che abbiamo capito non ti piace. No, la procedura non mi piace, ci piace, perché mina l'indipendenza. Dobbiamo vedere, adesso vediamo. Tra poco, quando sarà approvata la legge e Campo Dall'Orto avrà i poteri di AD, oltre a quelli di direttore generale, si giocherà secondo me qui la faccia e vedremo rispetto alle nomine lei che farà. Lei chi preferisce, Maggioni o Campo Dall'Orto? Non faccia il democristiano, signor Fico, siete venuti qua per aprire come una scatola il Parlamento, scelga o e uno devo o l'altro. Secondo noi sono tutti e due tra i più grandi professionisti del paese. A me piace Freccero. Freccero, vabbè, ma questo perché... La risposta non vale, la risposta non vale. Questo perché l'avete letto voi, diciamo, è il consigliere di amministrazione in quota 5 Stelle. È il consigliere di amministrazione in quota 5 parte stelle. Dei cittadini italiani. 5 Stelle, diciamo. Cittadini Vabbè, tra l'altro oggi la Repubblica, la Maggioni ha detto che nei prossimi 3 anni cambieremo tutto, uomini e talk show. Cos'è ride? Allora, non rida quando si parla del presidente, è arrivato qua Fico e ride quando parla il presidente. No, l'intervista di la Maggioni questa mattina l'ho letta. Su Repubblica. E mi piace. L'ha capita? Sì, l'ho capita. No, bene, nel caso no, chiedo. Io non ho capito questo atteggiamento, solo perché è vagamente decente, non riesco a capire perché non debba capire le cose. Non siamo abituati ad avere due persone, cioè una persona che abbia... Persone.
dentro una, però sì. Parli, dica. Sì, e l'intervista di oggi mi piace della Maggiore. Ah, il problema, ecco. Il problema è capire se questo sarà realizzato in una forma che va nel rispetto di tutti i cittadini italiani che pagano il canone, oppure solo per portare acqua al mulino dei partiti. Questa è la grande differenza. Sì, ma cosa, c'è nella, dove cosa c'è nella RAI che non va? Cioè, lei vede nella RAI che va qualcosa che una RAI di, cioè, di parte, sono dei programmi, lei dice che sta diventerà... Tu parli dell'informazione o dell'intrattenimento? Perché entrambe le cose formano chi guarda formano quei programmi. Entrambe le cose formano i programmi. Io penso che la RAI abbia subito un processo che culturalmente è stato arretrato all'interno del Consiglio di Amministrazione, ovvero ha elaborato poco prodotto, è andato poco verso la qualità, non è riuscita a elaborare le delle strategie. Programmi anche vecchi. Sono dei programmi che non ti sì, piacciono. Sì, programmi vecchi, va svecchiata, va rinnovata l'idea. Io penso che la RAI deve essere servizio pubblico al 100%. Una televisione commerciale potrebbe tranquillamente... Chi ci mettiamo? Dai, chi ci mettiamo? Ma chi gliel'hai insegnato a Casaleggio di non fermarsi quando la interrompono? Chi ci mettiamo in questa RAI giovane? Tra l'altro la Maggioni ha detto sotto i 35 anni non ci percepiscono, quindi abbiamo sbagliato qualcosa. Che tra l'altro noi siamo tutti sopra. Sì, seguita molto da quali sono i programmi vecchi? Lei che è presidente della commissione di vigilanza della RAI, che se fosse un grillino ci no direbbe... Ma se ne mettiamo a fare adesso i programmi, certo, sì, mettiamo ma cosa a fare... un personaggio che vorresti vedere? No. Nessun personaggio, niente. Democristiano proprio no, fino no, in fondo, è nessun personaggio, perché... Una volta sono entrati qua, apriamo tutto quanto, facciamo e i nomi, i veri democristiani che ci sono in giro. Niente, il primo lo so. Democristiano 2.0. Vabbè, qual è il tuo talk show preferito? Questo lo possiamo sapere? No, preferito non ce ne ho, il talk show preferito. È vero che Rambo è meglio di Martedì di Ballarò? Tu guardi no, Rambo? Non è vero. Non è vero, è meglio di Martedì o è meglio Ballarò? Freccero. Meglio di Martedì o meglio Ballarò? Ma sono programmi abbastanza speculari. Neanche De Mita rispondeva così. Questa è Radio 2, questa è Ognuno da Pecora, l'unica trasmissione democristiana. E la simpatica Cucciari su Radio 2. Oggi con noi in studio c'è Roberto Fico. Roberto Fico. Deputato del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione di Vigilanza della RAI. No, lo dico perché fa sempre di nuovo, ancora buongiorno. Però si stupisce quando glielo dici. No, fa un po' paura. Ma sì, sai, la gente che ascolta la radio adesso è salita in macchina, certo, quindi devono dargli il benvenuto, capire che cosa stanno ascoltando. Hai ragione. Allora, la domanda è che voi avete delle regole che vi impediscono di candidare i parlamentari in corso alle elezioni. Sì. Però no, quindi non potete candidare Di Battista a Roma, Di Maio a sindaco di Napoli per le amministrative. Però tutti i sondaggi invece vi danno come favoriti. Sì, però come sai, ne usciamo? No, ne usciamo in questo modo, perché se tu deroghi ai tuoi valori, ai tuoi principi, a quello che ti caratterizza, va a finire che poi deroghi a tutto e distruggi il Movimento 5 Stelle. Noi dobbiamo essere altro, anche in una condizione favorevole, con delle facce più note o parlamentari, ma dobbiamo invece creare una maturità collettiva diversa, dove non sia schiacciata sempre su una persona, ma che esca fuori la maturità collettiva di Roma, di Napoli, e che voti un progetto. Che disperazione, il pippone. Sì, sembrava un po' il pippone. Sì. Sì, però scusi, a proposito di deroghe, all'inizio si ricorda, no, non andremo mai in televisione, poi adesso siete in televisione ovunque. Peggio di Sì, però non era una regola di non andare era in televisione. Era un suggerimento con la testa di cavallo ben letto, sì. Guardi, le faccio un domandone. No, questa è difficile, la devo leggere perché mi viene mal di testa. È peggio vincere derogando dalle proprie regole o perdere rispettandole? È meglio perdere rispettando le proprie regole. Ma vedi che è proprio il meccanismo del mischinetto. Perché? Perché bisogna perdere, bisogna vincere rispettandole. Però, scusa, bisogna anche magari cambiare per strada. Perché se loro si dimettono, possono candidarsi sindaci? No, perché tradisci il tuo mandato elettorale, lo devi portare a termine. Ma non è che volete perdere Roma, che No, noi vogliamo vincere, vedrai che... Ma prendere Roma in questo momento, così in difficoltà... Ma noi vinceremo a Roma. Cioè, con un altro? Con ma un'altra loro... persona. Sì. E con un altro... Hai un nome? No. Ma anche lei? Neanche un cognome. Avevate detto che forse a Bologna l'avreste... Era venuto, come si chiama? Come si chiama? Quello là? Carlo Sibilia. Sì, che ha detto Carlo? Ha detto Carlo che a Bologna avreste detto quali candidati si... A Imola, certo. Ma favore, supportate... lo supportiamo, no, a Imola, cioè a Imola, alla festa di 5 Stelle facevate dei nomi, non fate mai dei non nomi. Non abbiamo fatto nessun nome, non era previsto. Ma perché non li fai? Cioè, falli adesso, a parte che sono il tuo cellulare questo. No, cos'è? Questo è il telecomando.
raccomando. Quelle de... come no. Si cambia? No. Come si cambia dentro? Cioè, quindi secondo per lei non è sbagliato immaginare che non so, per esempio Di Maio, tutti dicono che Di Maio ha le caratteristiche del candidato moderato, che potrebbe essere il candidato premier perfetto. Ah, no, che brutta parola moderato. Sì, moderato perché prende i voti di 5 Stelle, magari anche di qualcun altro. Cioè, le elezioni si vincono anche in questo ma modo. Ma le elezioni non si vincono per la moderazione o meno, si vincono per i contenuti, per i progetti e per la coerenza che tu vuoi avere. Se noi abbiamo questo, possiamo avanzare. Non è che lei dice così di Di Maio perché è un po' geloso della visibilità. Io l'adoro Luigi Di Maio. Lei lo voterebbe se ci fosse? Assolutamente sì. Cioè, se ci fossero delle primarie dei candidati 5 Stelle, sì, lo voterei. Lei voterebbe Di Maio, non Di Battista. No, chiedo. Di Battista, tra l'altro, scusa, un po' di anni fa ha fatto il provino per Amici. Ti come è andato? Non l'hanno preso. Mannaggia. Lei lo avrebbe preso. Avrebbe dovuto portare il mandato fino a. No, così adesso eravamo ancora più noti. Più noti. Mara Maionchi, secondo lei Di Battista avrebbe potuto fare Amici? No, visto come sta andando bene in politica, non ho capito perché doveva cantare. Mica possono cantare tutti, che palle, voglio dire. Uno può fare anche bene un altro mestiere. Mara, è sempre quel dire o non dire che fai tu comunque. Ragazzi, però io sì. Purtroppo è quello dire o non dire, è vero, ma mi viene così. Voglio dire, no. Non tutti possono cantare in Italia, tutti vogliono fare il calciatore e i cantanti, ma non si può. Senta, c'era Maionchi anche perché X Factor è troppo piccolo. Dovrebbero. Ecco, tra l'altro, X Factor stasera comincia su Sky 1. Sì. Mara, ci vuoi dire qualcosa? O anche no. Ma guarda, io faccio Extra Factor, che sono all'ultima parte, non solo giù, eccetera. Ho sentito ieri sera le prove, insomma. La sua parte, c'era Maionchi, è quella in cui dice Extra Factor è a seguire, no? Ma io chi mi piace, è quella in cui dice le parolacce, signora Maionchi. Anche la sua parte. No, purtroppo io, infatti mi hanno delegato alle ore 12, 11, da 12 all'una, perché a quel punto i bambini fanno la nanna e io posso esprimermi. Mara, dicevi le parolacce anche durante la fase dei provini, scusate, abbiamo sentito a tutti. Ah sì? Si vede che mi è scappata. Hai scattato le parolacce a skin? Non ho detto parolacce, ho detto insomma. Per me no. Sì, vabbè. Senta, signor Fico, lei conosce Mara Maionchi? Non personalmente. Ma lo vede X Factor? Sì, lo vedo. Le piace? Sì, sì. Secondo lei è un programma che si potrebbe fare anche alla RAI? Certo che si potrebbe fare. Anche no, veramente, perdoni, è nato alla RAI. È nato alla RAI, sì, nuovo. Ho fatto quattro anni, la RAI aveva un'altra politica. Poi dopo il signor Simon Cowell, che è il proprietario dell'idea mondiale, l'ha venduta Sky per tutto il mondo, per cui sarebbe andata via comunque, al di là, voglio dire, di un eventuale errore di un anno della RAI, se si può parlare di errore su un programma assolutamente musicale. Senta, signora Maionchi, a lei piace Fico come politico? Ah sì, mi piacciono molto loro. Io mi auguro che questa loro politica così precisa sul fatto di non poter investire, hanno ragione loro, su io cosa? Sono convinta che hanno ragione. Tutto. Signor Fico, però difficile, credo l'unico problema che ho io è quello in questo paese, in questo sistema così marcio, devo dire, purtroppo qui bisogna cambiare il sistema, altrimenti non può cambiare null'altro. Sono perfettamente d'accordo. Sì. Ecco, il rischio di essere così rigidi può provocare qualche inciampo, però io devo dire che però ho l'abitudine anche di vedere cosa accade, magari loro hanno più ragione di io che dico di me che dico questa cosa, per cui siccome fino adesso mi sembra che loro e Beppe Grillo, che io conosco bene, che all'inizio parlammo anche insieme di questa sua idea prima che ciò nascesse, cioè Beppe le ha detto cosa ti disse che era stanco di tutto e che effettivamente il sistema era marcio, e parlò di questa possibile idea di avere un movimento. E lei cosa le disse? Gli dissi che era molto difficile, che il più difficile secondo me sarebbe arrivato quando tutto fosse diventato un partito. Certo, adesso è un movimento. Tutto quello che abbiamo. E finché il movimento, capisci, contestare delle realtà giuste che sono diventate insopportabili perché ammazza, non puoi uscire di casa la mattina che già dal primo gradino trovi in ciarco. E poi governare. Senta, signora Maionchi, lei vive sempre a Milano? Perché mi dà della signora Maionchi che mi fa un po' perché la vedo in televisione. Ma è impressionante, Mara, da lei a tutti. Allora continua. Sì, vivo a Milano, ma non sono milanese. Chi vorresti come sindaco a Milano?
Devo dirti che sai che non conosco bene gli altri, che non so chi presenteranno. Infatti, signor Fico, voi ce l'avete il candidato a Milano? No, ancora no. Ancora ci saranno delle cosiddette... Uno sconosciuto, possibilmente, in modo perché magari... Ma non conoscano neanche i parenti, ci teniamo. Posso dirti, ma hanno il sconosciuto mi impressiona più... mi impressiona più il conosciuto dello sconosciuto, perché sullo sconosciuto ho la segreta speranza che governi bene, facendo ovviamente qualche errore, che questo è umano ed è normale, ma che abbia però una linea politica e di onestà, di credibilità che mi piaccia. Poi l'errore ci sta tutto. Ci dica un'ultima cosa, lei cosa avrebbe fatto al posto del pensionato di Vaprio Dadda? Avrebbe sparato oppure no? Devo dirti che non conosco bene i fatti, nel senso che mi si sono cambiati un po' sotto la strada facendo. Cioè, se lei trova uno che entra in casa, un ladro, come reagisce? Allora, io non sono armata e non ho il porto d'armi, motivo per il quale non li sparerei, perché il timore di, sai, se tu tiri fuori un'arma devi essere deciso a fare quello che devi fare. Certamente l'idea di trasformare l'Italia in un Far West mi spaventa molto. In più non vorrei che sotto ci fossero dei movimenti che poi hanno interesse a insomma, è una situazione più difficile di quello che sembra a parere. Attenzione. Signora Maionchi, grazie, ci saluti Paragone. Come lavorare con... Cosa pensi di Paragone? Dimmi un aggettivo per Paragone. Paragone è forte, è un combattente. Io lo conosco da quando era un ho avuto paura. Un combattente. Combattente. Quando hai detto che era ho avuto paura. Invece combattente. No. Sì. Devo dire che uno che gli piace molto è uno che ha passione nelle cose. Io amo molto tutte le persone che hanno passione. Ci saluti Skin, signora Maionchi, grazie. Sì, volentieri. Stasera ci ha fatto la mezzanotte a luna con tante parolacce. Arrivederci. Signor Fico, lei cosa avrebbe fatto? Buonasera, buongiorno, sera. Lei cosa avrebbe fatto? Avrebbe sparato? Sì, che bisogna riuscire a non mettere in condizione i cittadini di subire. Certo, però una volta una che c'è un ladro in casa... Rapine. Io non ho anche, come dice Mara Maionchi, non ho il porto d'armi, non mi piacciono le armi, è una cosa quindi che non avrei mai potuto, avrei subito la rapina. Però è vero anche che ora senza voler sempre... attaccare il presidente del consiglio. Adesso è colpa di Renzi, sinceramente. È colpa di Renzi le rapine. No, nelle case. Il problema è che se tu investi dei soldi per dire nell'aereo presidenziale extra lusso 70 milioni di euro e poi levi i soldi alla sicurezza dei cittadini e quindi alla polizia, ai carabinieri, alla finanza, alle magistrature, sinceramente allora è chiaro che quindi poi più controllo del territorio, più controllo del territorio e mettere le risorse sia economiche e tecnologiche. Però c'è il wifi sull'aereo nuovo. Quindi? No, dico, voi che siete all'avanguardia tecnologici. Mettiamolo nei treni, che nei treni wifi non è libere, due secondi. Non regge due secondi perché non si aggancia, perché va troppo veloce il treno. Sarà treno. Quello. In aereo, scusi. In aereo hanno sistemi speciali che costano tantissimo solo per il Presidente del Consiglio. Senta, lei cosa ne pensa dell'IMU sui castelli? È che va pagato. No, perché Matteo prima voleva toglierla. Sì, sì, va pagata. Va pagata. Allora, chiediamo... grandi patrimoni immobiliari, certo. Chiediamo allora a una persona che sicuramente è deputata a esprimere il suo parere in questo senso, a Roberto Castelli, ex Ministro della Giustizia. Signor Castelli, è l'uomo del momento, tutti parlano di lei. Non voglio l'IMU sui castelli. Soprattutto no. Sul Castelli, cioè, lei no, perché insomma, tutti parlano di lei in questi giorni, ha sentito? No. Ma per via dei Castelli o per la legittima difesa? No, legittima difesa non vogliamo neanche saperlo. Allora, glielo chiediamo questa domanda, con paura della risposta. Ce la risparmiamo. Allora ci dica, prima cosa, IMU sui Castelli, lei è favorevole o contrario, signor Castelli? Ma, diciamo, io sono abbastanza contrario sempre all'assoluta proporzionalità di qualsiasi spesa e poi alla fine succede che quelli che guadagnano un po' di più diventano più poveri degli altri e devono spendere molto di più, però... Cioè, quelli che guadagnano di insomma, più? Se uno a un certo momento deve pagare l'intera tassa sull'università, deve pagare tutti i ticket, deve pagare tutti i servizi, deve pagare tutto quanto... Cioè, ma non è giusto che se uno ha più soldi deve pagare di più? No. Però fino a un certo punto non è che si chiama redistribuzione del reddito. Sì, però c'è anche un dato di fatto che è noto da secoli, che l'uomo lavora e produce, quindi produce PIL e progresso anche per il proprio vantaggio personale. Ma lei paga proprio, cioè l'IMU su se stesso? Dico sui castelli. Spero di no, insomma. No, su Castelli, no niente. Lei dove abita? In quanti metri quadri abita, signor Castelli? Anche se PIL e progresso non sono la stessa cosa. Ho una bella casa, io ho investito tutto sulla mia casa, non ho barche, non ho casa al mare, non ho casa in montagna, non ho nulla, tutto quello che avevamo, mia moglie e io l'abbiamo investito sulla casa. E quindi paga l'IMU sulla prima casa. Sulla prima casa. Quanto paga di IMU?
Non lo so. Ma più o meno. Ma non sia così triste, signor Castelli. Non lo so, guardi, veramente. Ma lei era triste prima della domanda o era già triste da stamattina? No, ero triste perché si minaccia di far pagare l'IMU sul Castelli. E questo è vero. Questa è una cosa che non riesce a gestirlo, questo dolore. Signor Castelli, lei era bossiano, no? Adesso sta con Salvini oppure sempre con Bossi? No, io sono leghista e in quanto tale sono salviniano, bossiano, maroniano. Beh, insomma, sì, sono due cose diverse. Zaiano, sono cose diverse però. No, questo lo dite voi, se mi consentite, io la Lega la conosco bene. Ci dica la cosa sul reato che dicevamo prima. Senta qualcuno nel Castello. Sulla difesa. Senta qualcuno nel Castelli. Ma guardi, io ritengo la legge l'ho modificata io, quindi la conosco bene, ritengo di averla modificata in maniera molto equilibrata, è chiarissima, non vedo perché ci sono in giro tutte queste discussioni. Salvini dice che bisogna aumentare, no? Ma secondo me va bene così com'è, non perché l'ho fatta io. Sì. Perché abbiamo cercato di fare qualcosa di equilibrato. Sostanzialmente il principio che si sancisce qual è? Che se io trovo qualcuno che si è introdotto nella mia proprietà violando il domicilio, quindi evidentemente per motivi... Un ladro nell'abitazione, diciamo... Un ladro nell'abitazione, io sono autorizzato che la mia vita sia in pericolo. Sì. Quindi la reazione è sempre commisurata la minaccia. Ma quindi, secondo lei, nel caso specifico di Vaprio Dadda, il pensionato che ha sparato al ladro, che però non era all'interno dell'abitazione... Era sulle scale, prossimamente forse dall'esterno, ancora non si è... E allora lì la questione diventa un po'... Che reato è? Stiamo su un paragone che sia chiarissimo. Sì, se io trovo un ladro dentro casa mia, che si è introdotto... Assinando la finestra in casa mia, sono autorizzato a pensare che la mia vita sia in pericolo. Esatto. Questo dice la legge. Se invece, come in questo caso, sembra che non sia entrato in casa, se lo trova nelle scale. In questo caso dovrà essere la magistratura a chiarire. Sì, ma lei ha fatto il ministro della giustizia. Lei l'ha cambiato. Era nella proprietà privata, era all'interno non del. Non sono mica al Mago Telma, quindi non posso sapere cosa è successo. Ha fatto bene a sparare o no, secondo lei? Ma bisogna vedere lo stato psicologico della persona. Certo, in questo caso diventa fondamentale valutare lo stato psicologico di questa persona che a quanto pare aveva già subito altre tre rapine. Vi do una chicca, intanto che stiamo parlando, io sto guardando, sono sul balcone di casa mia. C'è? Sta entrando un ladro, sto guardando la finestra dove ci sono dei tentativi di scasso, perché non più tardi di 20 giorni fa dei ladri hanno tentato di entrare in casa mia. Lei sta vedendo un tentativo di scasso a casa sua o davanti a casa sua? A casa mia. Ma non la sta scoprendo adesso? Ma scusi, stanno rubando a casa sua in questo momento? No, 20 giorni fa hanno tentato di entrare in casa mia. C'è una finestra ancora con i segni del tentativo di scasso. E cosa vedeva dalla finestra in questo momento, scusi? I tentativi di effrazione lasciati sull'infisso, verosimilmente. Signor Castelli, grazie, ci saluti il Castello, grazie, arrivederci. Avevo avuto paura per un attimo. Buona giornata, signor Fico. Lei cosa ha capito? Avevo capito lo stesso. Ho detto qui adesso partono le Ma avete capito solo voi due questa cosa? Chiaramente il tono era così sereno che stava dicendo: vi do una chicca. Non so perché per lui è una chicca. Dice gli affari suoi, però ci ha dato una chicca. Questa è Radio 2, questo è Giorno da Pecora. L'unica trasmissione con la chicca. Chicca. Attenzione che rubano. Occhio, vedo stanno rubando. Occhio, no, non adesso, dico. 30 anni fa. Insieme a Roberto Fico. Roberto Fico. Deputato del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione di vigilanza sulla RAI o della RAI? Nella RAI. Fuori dalla RAI. No, per sapere. Allora, caro Roberto, venite da un weekend molto impegnativo. Voi politici molto spesso sacrificate il weekend, giusto? Per i vostri ideali. Perché ride in faccia ride. Così? Signor Fico ride. Ma perché ti faccio allegrezza o inquietudine? È un misto. È classico mio. Metto un po' di paura. Lo scorso weekend, festa 5 Stelle a Imola, grande successo, 100.000 persone più o meno in due o tre giorni, dite voi. In realtà la questura dice 20.000. Ma il vero tema è che pare che abbiate finito ogni serata a cantare col karaoke, che è la cosa per me più triste del mondo. Mi vuoi raccontare di questa cosa? Signor Fico. Non è vero. Cantato. Chi col cantava? Karaoke. Che cosa cantava? Se uno deve cantare, Di Battista cantava. Cosa cantava Di Battista? Di Battista. Che canta Di Battista? La vado a ballare la bamba. Di Battista canta. Para barar la bamba. Para barar la bamba.
così, Diba con il Di Maio? No, non canta. Di Maio cosa canterà? No, non canta. Non so, giacca e cravatta. Azzurro. Ti, ti. Cosa può cantare Di Maio? Non lo so. Volare, una cosa più istituzionale. No? Un nazional popolare. Volare. E lei cosa cantava, signor Fico? C'è la sua canzone. No, tu almeno dei gusti musicali vagamente elevati. Vagamente, sì. Molto vagamente. Cioè, perché a parte la bamba. Cosa le piace? A te piace, lo so, io lo so. Sì. Lo sai, Lucio Dalla. Lucio Dalla. Sì, cosa cantiamo molto di Lucio Dalla? Non so, Piazza Grande. Mi piace moltissimo. Santi che pagano il mio pranzo, non ce n'è. Sulle panchine in si piazza sente, Grande. Signor Fico, non si sente? Non si sente, come dice? Ma quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Signor Fico, contagiose. A modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io. A modo mio, avrei bisogno di pregare Dio. Non lo so, Carlo Conti a Sanremo può venire, Fico? No, signor Conti. Sta facendo il gioco della galleria, Carlo Conti. Sì. Le note del grande successo di Dalla, scritto dal mitico Bardotti. Certo. Buonasera a tutti. Buonasera. Sì, ha sentito Fico di 5 Stelle, suo commissario di vigilanza, peraltro a cantare? Che saluto. No. Credo che abbia ben cose più importanti da Che da modo elegante per dirgli che canta male, Carlo. No, sei il solito gentiluomo. Lo volevi dire, ma avresti avuto anche ragione. No, sembrava, signor Conti. No. Senta. Allora, Carlo, domani c'è la finale, giusto? Di tale e quale show, grande successo. Il giro di boa. Sì. Dopo le prime 7 puntate ci sarà il campionato. Prima della fase speciale. E poi arriva il torneo, come ogni anno, il torneo finale con i 6 migliori dello scorso anno. Certo. Senta, ma vuol dire, lei che fa Sanremo, Matteo che è presidente del Consiglio, la Fiorentina in testa al campionato, cosa volete d'altro voi di Firenze? Ma sa, noi di Firenze siamo abituati dai tempi Dante Alighieri, poca roba noi dopo Dante manca Alighieri, poco per sovvertire tutto. Il Napoli tra poco vince lo scudetto, magari qualche napoletano diventa presidente del Consiglio. Tutto è possibile. Sovvertiamo. Chi potrebbe essere? Ci manca poco. Chi potrebbe essere? È bellissima questa conversazione, poi molto possibilista. Sembra Men in Black. Il sindaco De Magistris, signor Fico, ha promesso che se il Napoli vince lo scudetto, si tinge capelli di azzurro. Di azzurrino. Sì. Lei è tifoso del Napoli. Sì, sono tifoso vuole fare anche lei. Allora, se il Napoli vince lo scudetto, che cosa fai, signor Roberto? Fico, corro con la bandiera per tutta via Caracciolo. Ma, nudo? Ma vestito come? Di soli mitili almeno. No, male come sono vestito oggi. No, male no. Così non ti riconosciamo. Ma sia anche lei all'altezza del sindaco De Magistris? No. Non posso essere all'altezza. Ma lei è scaramantico? Sì. In che senso? Guardi, io ho per caso qua un po' di sale. Le posso passare un po' di sale? Arrosciato, Santa Maria. No. Vuole passarci il sale? Il sale a tavola si passa solo... Posandolo. Sempre. Io lo metterò sulle ferite, che è un mio grande classico. Signor Conti, ma anche lei c'ha questa... Non sia mai. Problema col sale? No, figurati, la mia squadra del cuore c'ha la maglia viola, più che così. Certo. Però non entra in teatro. Non entra in teatro. Esatto. Carlo, ma stai lavorando per Sanremo? Sì, chiaro che già la testa è... Come va la preparazione? Bene, tutto bene. Speriamo di avere la stessa fortuna dello scorso anno e di rifare un'altra bella edizione, sia in termini di ascolto che di vendite discografiche, di entrate pubblicitarie, insomma. Chi vince? È andato tutto bene, speriamo di avere la stessa chi fortuna. Chi vince? Ma chi vorresti come ospite? Vabbè, ovviamente. Delle volte si sapeva. Ma guardi, gli viene, non è che non si preoccupi. Me la mandi? Sì, me la mandi. Sì. No, ma ci vado da sola, Carlo. No, dai, è molto geloso. Certo, ma che, guarda, ho tanti problemi nella mia vita, tranne la gelosia del simpatico Lauro. Però ha ragione il signor Conti. Ma no, ci dica chi è il favorito, non so, c'è un favorito. Ma ancora non so chi partecipa. Ma Fiorello viene o non viene? Vero. Guarda, Carlo, che io vengo, se tu mi inviti io vengo. Se viene farà una sorpresa. Perché un agguato, sia molto impegnato in quel periodo in teatro. Sì, e quindi non viene? No, credo di no. Ospitoni? No, ancora è presto. Vabbè, ma per dire, ma è bello. Ma chi vorrei che desideri? Parliamo di sogni, i sogni sono gratis. Il sogno mio rimane quello, rimane Pink Floyd. Ma Pink Floyd? Insomma, mi basterebbe David Gilmour, ma sono sogni irraggiungibili. Ma sono vivi tutti? Non possiamo fare. E ti salutano, sì. Non l'avrei detto. Signor Fico, lei chi vorrebbe a Sanremo, signor Fico?
No, guardi che lei presiede la commissione di vigilanza RAI, quindi se lei Pink Floyd le sembra che costino troppo, non Carlo li facciamo andare. Gusti ottimi. Bisogna stare attento anche a quello. Esatto. Sì, perché magari Pink Floyd costano troppo. Moltissimo. Allora chi? Loro hanno i conti e il budget. Allora dovrebbero avere sotto controllo. Moreno costerà di meno. Chi possiamo andarci, signor Fico? No, perché stiamo mettendo una scelta binaria Pink Floyd Moreno? No, vabbè, per risparmiare. Mi sembra giusto anche. C'è altro in mezzo. Senta, signor Conti, lei vive a Roma? Sì. Poi fine settimana vado sempre a Firenze, perché mi piace respirare un po' la provincia. In treno? Sì. Chi le piacerebbe sindaco di Roma? Perché nessuno lo vuole fare, nessuno. Ma non lo so, non ne ho la più pallida idea. Proietti? No. Beh, perché no, sarebbe uno delle certezze romane, sarebbe un bel personaggio. Sì, però poi le tolgono un altro dalla giuria dopo De Sica, se vogliamo. Sostituiremo ancora con un altro. Non lo so, no, torna De Sica, no, se De Sica non torna, non lo so. Senta, Veline, cioè nel settore... L'importante è che arrivi una persona onesta, poi va bene tutto. Sì, qui non è così facile. Generale nella vita, Carlo, questo... Appunto, in qualsiasi cosa che si però fa. Però è giusto che più che altro che una persona, perché abbiamo già detto prima che un nome non può cambiare le cose, ma deve essere un intero percorso di partecipazione fatta da cittadini onesti che vogliono un po' prendere a carico il destino della città. Non le piace Marino, signor Fico? No, non mi piace Marino, perché poi appartiene a una struttura che secondo me è profondamente corrotta e quindi dobbiamo proprio cambiare. Senta, signor Conti, chi ci saranno a fianco? Una donna bionda e una mora a Sanremo, no? No, chi può dirlo? Ancora è presto anche lì, perché come solito avevo raccontato, ho diviso il lavoro in tre fasi. Questa è la fase più importante. Prima, dopo il regolamento, c'è la fase più importante, quella che io chiamo della ciccia, della sostanza, che sono le canzoni. Perché poi Sanremo, girala come vuoi, poi è la gara di canzoni. Quindi i protagonisti che vengono lì, le canzoni sono la cosa più importante. Poi il resto è il contorno dello spettacolo che ci costruiamo sopra, però questa è la fase nella quale scegliamo sia le canzoni dei giovani. Penso quest'anno sono arrivate 655 e dobbiamo tirarne fuori solo 6. Ma le ha sentite tutte? Tutte. Sì, tutte, sono le foto della giuria giovani con Federico Russo, vero, che le ascoltano. Esatto, chissà che matte risate si fanno. Com'era la qualità? Molto buona. Devo dire, ci sono tante belle realtà, anzi è un peccato che soltanto 12, perché quest'anno abbiamo anche aggiunto questa serata speciale dei giovani il 27 novembre, una cosa nuova che non c'era gli altri anni, proprio perché è un materiale umano, musicale, artistico fantastico, e quindi era un peccato buttarlo via, ma anche se sono solo 12 e quindi più dello scorso anno, e quindi c'è questa serata speciale, comunque tanti restano fuori ed è un peccato. Senta, signor Conti, c'è una domanda per lei dal presidente di della commissione di vigilanza della RAI, quindi insomma signor Fico, chieda quello che voleva chiedere al signor Conti, senza lo chiede, guardi, faccia pure come se fossimo la RAI. No, volevo chiederle ma come vengono scelti i cantanti, in base solo alla bravura e alla qualità, oppure anche a un format che poi è racchiuso in Sanremo e che serve un cantante del tipo... C'ha sempre la mania del complotto 5 Stelle, però... Di Sanremo, che poi magari può avere tipo di successo. Allora, lo scorso anno sono due discorsi diversi, sui giovani che sui big. Sui giovani c'è la ricerca anche di qualcosa, oltre che della canzone, anche che possa avere un futuro. Ci immaginiamo nella scelta del personaggio e di quello che può raccontare, cercando anche di sfiorare vari sapori musicali. Quest'anno c'è qualcosa di elettronica, c'è il rap, c'è la cosa più classica. Lo stesso dicasi nei big, e quindi speriamo di accontentare tanti sapori diversi, tante sfumature diverse della musica italiana. Naturalmente è impossibile raccontarle tutte, ci sono degli estremi. Però per esempio c'è un po' di tutto, insomma. Lo scorso anno ha vinto un brano che decisamente con Sanremo non c'entrava niente. Signor Fico, si ricorda qual era che ha vinto l'anno scorso Sanremo? No. Non se lo ricorda, Fico? Il volo, signor Fico. Guarda, è al primo posto nella classifica di Tra l'altro, stanno facendo delle tournée negli alberghi in Svizzera. Sono amatissimi nel mondo alberghiero. Ginevra in delirio. La classifica latini nel mondo e la classifica classica nel mondo di Billboard. Signor Conti, grazie di esistere, ci saluti la sua corte.
quale conti? La Corte dei Conti, dico. No, no, la Corte dei Conti. Carlo, perdona, non sa quello che fa, anzi, lo sa molto bene. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Ciao. Ha salutato il presidente? Presidente, no, ha salutato, perché non si dica che non ha salutato. Senta, ma è vero che lei faceva il direttore di un albergo a Napoli? Il direttore della ristorazione di un albergo, 4 stelle e eventi, comunicazione. 4 stelle, quindi ha fatto... Sì, sì, perché poi è aggiunta una e sono andato. Ma cosa vuol dire? Siete tenerissimi. Direttore della ristorazione. Cosa faceva? Organizzavo tutto quello che c'è ma da organizzare. Ma perché ogni sospetto che gli stiamo chiedendo qualcosa come se volessimo... Guarda che secondo me fare il politico oggi, in questo momento ti lascia così. C'è sempre con la paura dell'agguato. Organizzavo catering, la ristorazione della piscina, la ristorazione durante le festività, Capodanno. E qual era il suo punto forte? Cioè, come li stupiva i clienti? Con delle tartine? No, la qualità del cibo. Del cibo. Volvon? No. No, Volvon? Po' Volvon? No, no, no. Ma gli aperitivi? Gli aperitivi, scusami. Gli aperitivi in piscina, così con il... Con l'ombrellino. C'erano quelli che passavano così e... No. Con l'ombrellino. Non lo so. Senta, cosa vuol fare poi da grande, signor Fico? Da grande poi vediamo. Che risposta è, scusi? Ci vuole tanto tempo ancora prima che diventi proprio grande. Ah, grande. C'è un ministero grande, che vorresti. Sei grande come te. Sei grande solamente tu. Che botta di tristezza. Nessun ministero. Che non c'era bisogno. No. Non c'era tra Castelli. Che malinconia. Cioè, ma non è che c'è Carlo Conti che è sempre pepem. Quindi né ministero, né sindaco... Per ora no, per ora dobbiamo continuare con altri due e mezzi. No, assolutamente no. Amministratore della Rai. Rispetto la legge che abbiamo scritto. Niente. Vabbè, guarda, sai cosa facciamo? Glielo diciamo lei, lo diciamo noi. Vai. Cosa farà lei? Vengo qui un po' con voi. No, non la vogliamo neanche assolutamente, ci mette una tristezza così. Sa chi chiamiamo? Non sa chi chiamiamo? Lo dica lei. Il divino Otelma. Ce l'ha fatta, era facile. Rispondi, prendi il cellulare tra le mani. What you are. Divino Otelma, buongiorno. Vi salutiamo e benediciamo da Pintecusa, amatissimi figli, come sempre. Dove? Da dove? Sui gravi e complessi problemi delle comunità. Pintecusa, non fate finta di non aver capito. Pintecusa, il cittadino partenopeo ha certamente compreso di cosa stiamo parlando. Signor Fico, ha capito? Pintecusa, dov'è? Dove mi resta Pintecusa? Signor Fico, non lo sa dov'è, no? No. E dov'è, signor Divino? Sì, finge di non saperlo, ma lo sa. Sono fatti così. Dov'è Pintecusa? Scusi, Divino, mentre noi cerchiamo di capire dove è Pintecusa, volevamo domandare, voi avete un desiderio per il vostro... Voi divini. Ah, certo. Voi divino. Avete un desiderio professionale per il vostro futuro? Futuro? L'angolo conosciamo meglio, il divino Otelma. Io lo voglio conoscere. Sì. Ha messo giù. In effetti la nostra valente teografa in futuro sarà consultata certo. più volte. Grazie. Per le importanti opere in progetto. Cioè, va bene, abbiamo capito quasi niente. Da Pintecusa in poi non si è capito niente. No, comunque Pintecusa. Noi progetti... Sì, ne abbiamo innumerevoli naturalmente, certo. Ne abbiamo innumerevoli, però essendo già giunti al vertice umanamente concepibile... No. Divino, guardi, in studio con noi oggi comunque, c'è... Comunque Pintecusa è l'arcaico nome per Ischia. Ischia, Ischia. Siete andati su Google, probabilmente c'è un motore di ricerca. No, sulla memoria, ho cercato nella memoria. Senta, Divino, in studio con noi... Se tu ci pensi, mano a mano escono le cose. Sì, Pintecusa. Divino, mi raccomando, perché oggi in studio con noi abbiamo Roberto Fico di 5 Stelle, ma presidente della Commissione di Vigilanza della RAI, quindi ci faccio fare una figura decente. Vogliamo sapere da lei... che vede nel futuro se il signor Fico diventerà mai sindaco di Napoli, perché lui dice no. La domanda è acuta, penetrante, lascia intravedere un elevato spazio conoscitivo, ma questo non stupisce perché si tratta del fiore all'occhiello della radiofonia ecumenica. Noi? Ah, certo, sì. Ecco, il soggetto inquisito in una precedente interazione bicefala. Sì, un'altra volta che è venuto ospite. Un anno fa, era il 21 giugno 2014. Cioè, meno di un anno fa, essere precisi, Divino, scusi. Tempo vola quando sei felice. Approssimativamente. Comunque affermò di essere nato a Napoli il 10 ottobre 1974. Conferma. E precisò, se mai ce ne fosse stato bisogno, che l'ora natale
sera, esattamente le 21:30. C'è il trucco. Viene confermata questa ora? Sì, 21:15, 21:30. Ah, 21:30. Ecco. Allora. Conferma, Divino. Sì, comunque sì. Questo è un modo di dire piuttosto ambiguo. Vabbè, Divino, è il presidente della Commissione di Vigilanza della RAI. Accetti un po', sia un po' di comunque, mano larga. 21:30 va bene. È oscillante questo. Divino, per favore. La vita è fatta così. Guarda che chiamiamo Branco. Diventerà mai l'alcalde partenopeo? Sì, questa è la domanda di un'ora fa. Ecco, ora l'ologramma ci dice... Cosa? Ah, ecco, c'è questa bellissima... Sì? Ah, Saturno! Bene. Certo che se non ci fosse la quadratura di Plutone... Sarebbe tutto perfetto, ma purtroppo... E anche Urano si disgiunge. Disgiunge Urano, no? No. Detto ora, tutto questo... Per rispondere bisognerebbe capire quando si vota a Napoli. L'anno prossimo, in primavera. A marzo, aprile. Come tutte le comunali, Divino. Maggio? Sì, maggio. Come le comunioni. Comuniste. Ebbene, l'ologramma dice che se... Sì. Il cittadino partenopeo si presenterà con animo forte e gagliardo. Che è da escludersi. Sì. Le stelle potrebbero agevolare non poco. Divino, grazie. Ti vogliamo gagliardo. Signor Fico, se si candida, Roberto, diventa sindaco di Napoli. Se si candida con animo gagliardo, che tutto cambia. Lì ci vuole fare un lavoro. Ma si candida o no, sindaco di Napoli? No. È sicuro? Sicuro. No, perché deve interrompere il mandato. Mille per mille. Senta, parli bene di noi in commissione di vigilanza. Voi siete straordinari. Sì, però dacci una prima serata così. La radiofonia, portiamo la radio in prima serata. Grazie, Roberto Fico, presidente della commissione di vigilanza della RAI, deputato Movimento 5 Stelle. Dopo di noi ci sono i sociopatici, la barzelletta di oggi è di Vincenzo Danna, senatore di Ala. Noi torniamo domani un po' dopo le 13:45. Questo era Un giorno da pecora, il programma che è bella con la radio in prima serata. C'è un folle che procede andando nel senso contrario a quello di marcia. Isoradio avverte tutti gli automobilisti e quindi anche nella macchina del folle viene inondato il messaggio che dice attenzione, attenzione, c'è un folle che procede in senso contrario di marcia. E il folle, guardando tutte le altre auto, uno, saranno almeno un centinaio. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Radio 2.